ci troviamo a Policastro, con noi c'è Vincenzo Folgieri, delegato per il movimento Noi per Salvini. Io sono il delegato per SAPE per il gruppo di Policastro e noi stiamo attenzionando molto da vicino in questo periodo tutte quelle che sono le problematiche relative all'accoglienza di profughi e o immigrati non aventi diritto nei comuni del Cilento, del Golfo di Policastro in particolare. E quindi siamo attenti a quelle che sono soprattutto le verifiche rispetto alla possibilità che i comuni hanno di accogliere in modo civile, decente e con l'aiuto delle strutture anche regionali e nazionali, le persone che hanno diritto all'accoglienza perché sono profughi politici, scappano dalle guerre, premettendo naturalmente che ogni vita umana va salvata. Premesso che tutte le vite umane in pericolo vanno salvate, noi naturalmente siamo per una accoglienza rispetto a quelle che sono le possibilità del nostro paese, delle nostre zone soprattutto. Quello che noi vogliamo evitare è che, pur di sfruttare un business che da troppo tempo sta andando avanti, si arrivi a delle situazioni nelle quali alcuni comuni vengono all'improvviso praticamente invasi, tra virgolette, da persone che, pur avendone magari i diritti, però arrivano senza un preventivo controllo, una preventiva verifica da parte delle autorità comunali e sovracomunali e quindi possono dare dei problemi logistici ma anche di salute, di accoglienza sia alle persone stesse ma sia alla intera collettività che poi è costretta, tra virgolette, diciamo, a doverli accogliere senza avere avuto preventivamente un aiuto anche economico, tenendo presente quelle che sono le linee guida ormai da alcuni anni delle finanze nazionali, nelle varie leggi di stabilità che tolgono fondi ai comuni, pensiamo ai fondi che sono tolti per mense scolastiche, asili nido, assistenza ai disabili, per darli, per gestirli in modo spesso poco trasparente, opaco, a associazioni anche benefiche, come può essere associazioni religiose, che però naturalmente utilizzano quei fondi senza un controllo da parte soprattutto delle comunità locali. Noi sicuramente abbiamo portato all'attenzione dei vertici sia provinciali, regionali che nazionali quello che è la problematica nello specifico qui a Policastro, Bussentino e a Santa Marina. Quindi avremo sicuramente un comunicato stampa ufficiale che da qui a qualche giorno e poi ci sarà l'interessamento diretto del senatore Volpi, che è il responsabile nazionale del movimento Noi con Salvini, quindi anche nei confronti del Presidente della Regione Campania e del Ministro dell'Interno.